Buongiorno belli. Allora, oggi siamo tornati in Epiro e stiamo passeggiando sul ponte di Arta. Come sapete, l'Epiro è famosissima per i suoi ponti, sì. E questo è di sicuro il più famoso. È stato costruito nel XVII secolo, ma alcuni pensano che abbia origini ancora più antiche. Oddio, a che secolo! La particolarità di questo ponte, oltre al fatto che è rimasto totalmente intatto e ci si può camminare sopra, è la sua leggenda. Mazza, atroce leggenda, macabra. Pare che ogni giorno più di 1300 operai provassero a costruire le fondamenta del ponte, ma che ogni mattina successiva le trovassero distrutte a terra e che quindi il ponte fosse maledetto. Finché un giorno arrivò un uccellino con voce umana. Dove fa tu l'uccellino? Che disse al muratore: ah sì, dice, se vuoi che il ponte sia in piedi devi metterci come prima pietra tua moglie. Esatto, devi sacrificare tua moglie. Tanto semplicemente. Così questo muratore uccise la moglie e la mise insieme alle fondamenta. Da quel momento in poi il ponte iniziò a stare in piedi. Questa leggenda ha ispirato moltissime canzoni e detti popolari. E diciamo che è famoso quindi il ponte proprio per questo. Esatto. Ma per me il costruttore l'ha inventata lui la leggenda per sbarazzarsi della moglie, perché... Ah, in realtà la leggenda si basa sul fatto che qui siamo su un terreno molto argilloso e che il fiume che passa sotto in quel periodo era in piena, quindi le correnti erano molto grandi e le fondamenta ovviamente crollavano, sì. E non avevano modo di tenersi su. E... all'inizio era romano. Sì, le basi sono romane. Le basi sono romane e poi sopra è stato ricostruito nel 1700 da Ali Pascià. Il famoso Ali Pascià. Famosissimo, guardate quanto è alto. Bello. Il ponte è all'ingresso del paese di Arta, dove si può mangiare una buonissima chirospita. Che abbiamo appena fatto. Siamo divorata. E vabbè, ovviamente si possono vedere le mura della fortezza che sono ancora in piedi. La chiesa in cui è raffigurato un bellissimo Cristo Pantocrate in alto. Quindi se siete da queste parti, perfetto. Un salto è carino. Poi c'è il parcheggio proprio vicino al ponte vecchio, non so se da qua già si vede, sta qua dietro, e noi abbiamo parcheggiato lì i camper. E adesso ci stiamo a spostare verso il mare. Ok, ciao ciao!